Giovanni abbraccia Don Carron, leader di CL, e le parole di Don Prades dipanano il rapporto tra uomo ed infinito. Padova e Minas Gerais, esperienze di carcere e dimensione d'uomo, sulla giustizia e l'intervento di Luciano Violante. Il neurone e la persona, un filosofo, un linguista e un medico si confrontano sull'unità misteriosa dell'essere umano. La costruzione del Duomo, l'intera città di Milano rivive nelle statue di marmo della cattedrale. I suoni e le atmosfere del flamenco raccontano a Rimini le speranze e i sogni degli uomini attratti dalla bellezza. Una storia fatta di volti, di un'amicizia che ogni anno si mostra così chiaramente al meeting di Rimini. Il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione è arrivato oggi tra i padiglioni della fiera, dove ha visitato la mostra dei giovani, quella su Dostoevskij e ancora quella dedicata al rock and roll. Prima l'incontro con i monaci buddisti del Monte Koya. Per ringraziarlo per l'amicizia che continua da quando noi ci teniamo tantissimo a questo. Carron trova tempo per salutare tutti e spiegarci il senso più profondo del meeting di quest'anno. Se uno non spalanca lo sguardo, apre le finestre del bunker in cui tante volte viviamo, la vita è insopportabile. Che cosa l'ha colpita di questo meeting? Cominciano a cogliersi gli altri che questa non è una questione spiritualistica per gli addetti ai lavori, tra virgolette, persone pie, ma è una questione decisiva per l'uomo, per ogni uomo che vuol vivere il reale. Ecco, nella lettera ai volontari lei ha scritto che dobbiamo sostenerci in questo cammino di purificazione dai falsi infiniti. È un cammino personale o collettivo? È un cammino allo stesso tempo personale, allo stesso tempo di un'amicizia che ci sostiene, collettivo, perché noi da soli non possiamo, ma senza di noi neanche tutto l'aiuto che potremo ricevere dagli altri dà frutto se non ci siamo noi, perché noi, come dice il meeting, l'io è il rapporto con l'infinito, non è un petto del meccanismo delle circostanze. Con il suo messaggio Santo Padre ha scritto che ogni cosa della nostra vita, ogni gioia, ogni rapporto trova consistenza nel rapporto con l'infinito, quindi anche le circostanze negative trovano un punto. Assolutamente, soprattutto quelle circostanti, perché senza una spalancarsi alla totalità della realtà, le circostanze negative sono impossibili da vivere. È proprio lì dove noi vediamo venire fuori il grido di senso, di significato che abbiamo nel cuore. Se noi cavalchiamo questo desiderio, questo bisogno e ci apriamo, allora comincia il paradiso nell'inferno. Le piscine sempre affollate diventano mute. Tutti gli schermi trasmettono un unico video. L'auditorium è stracolmo. Il programma del meeting parla chiaro e i riflettori sono tutti per Javier Prades, rettore dell'Università San Damaso di Madrid. Il meeting ha chiesto al teologo spagnolo relazione sul titolo di quest'anno, il rapporto tra l'uomo e l'infinito. Spingendoci a scoprire quell'orizzonte ultimo, veramente ultimo, di quello che siamo e del perché viviamo. Il percorso seguito da Prades si è articolato in alcuni passaggi ben definiti, a partire dalla cultura attuale fino alla nuova percezione dell'infinito nell'esperienza cristiana. Ogni aspetto di questa dinamica è stato sviscerato nel suo intervento. La natura dell'uomo è rapporto con l'infinito, un infinito vicino che gli si fa incontro. Perché si è tornati a parlare di infinito in tempo di crisi? Ma meno male che si torna a parlare di infinito in tempi di crisi, non è automatico, perché si potrebbe anche approfittare della crisi per rinnegare più duramente l'apertura dell'uomo. Se non vogliamo prescindere di nessuno dei fattori, noi ci accorgiamo che nel vivere c'è sempre una ricerca, un'insoddisfazione che ci costringe ad andare più in là. Che questo più in là sia l'infinito richiede ulteriori passaggi, ma questo è assodato. Si è prodotta questa divisione fra la ragione e il mistero, fra la fede e la vita, sono diverse ma tutte e due, che infatti ci hanno fatto pensare che la vita quotidiana non c'entra con l'infinito. Ma questa non è una posizione naturale dell'uomo, è il prodotto di un preciso percorso culturale. Ecco perché in Europa
a differenza di in altri continenti, il Papa parla di una nuova evangelizzazione, perché dobbiamo misurarci con questo fatto. C'è un'esperienza concreta dove l'uomo può dire di aver trovato finalmente in misura maggiore questo infinito tanto desiderato? Lo si può dire e lo si è detto. Sono 2000 anni che sentiamo il racconto di una strana storia di uomini che gridano come i cantanti. Ci sono questi uomini strani che si chiamano cristiani che hanno gridato e gridano nelle piazze pubbliche, nelle scuole, nelle fabbriche e ovunque, che avendo incontrato nel tempo e nello spazio della loro vita una certa presenza umana, un uomo e la vita che è nata da quell'uomo, il loro rapporto con l'infinito si è come trasformato. Ecco, se questi cristiani lo dicono, magari serve ascoltarli. Un ammasso di corpi seminudi in attesa della perquisizione. 80 detenuti rinchiusi in una cella che non ne conterrebbe più di 20. Istantanee dai carceri comuni brasiliani, molto spesso teatro di violenti rivolte. Eppure anche in questo inferno si può ricominciare a vivere, quando qualcuno ha davvero fiducia in te. Come è successo ad José, 50 anni di pena da scontare e 12 tentativi di evasione, fino all'incontro con un magistrato che ha scommesso su di lui, inserendolo nel programma APAC, carceri dove non ci sono guardie e dove i detenuti hanno le chiavi della cella. E io perguntei para ele, por que você daqui você não foge, se você fugiu de todas as prisões do Brasil? E gli ha domandato, perché da qua non scappi da qua, visto che sei scappato da tutte le prigioni del Brasile? E ele respondeu, do amor ninguém foge. E lui ha risposto, dall'amore nessuno fugge. Tomás de Aquino Recente racconta la sua esperienza di procuratore con i 2000 detenuti brasiliani inseriti nel programma APAC, un programma di reinserimento che scommette sulla possibilità del carcere di rieducare e che abbassa la recidiva del 90%, come accade anche nel carcere di Padova con i detenuti che lavorano per la cooperativa Giotto, due esperienze che si incontrano qui al meeting di Rimini. Esattamente quello che noi facciamo all'interno del carcere, in piccolo, loro con queste 34 strutture, con oltre 2000 detenuti, lo fanno proprio in maniera strutturale. Ad aprirti il cancello per entrare in macchina è un detenuto, ad aprirti la sezione dove ci sono i detenuti è un detenuto. E quando loro capiscono che noi ci fidiamo di loro, si ricordano la frase che c'è scritta all'entrata di tutte le appacchi, ossia qui entra l'uomo e l'errore rimane fuori. Sul palco anche Luciano Violante. Per cambiare la società bisogna prima cambiare gli uomini, ha detto l'esponente del PD. Vigilando redimere, quindi l'idea di ridare una chance a chi ha sbagliato. Da ex magistrato e da politico è un valore astratto o è davvero praticabile e se sì, come? Io credo che la cultura della risocializzazione della persona, dell'impresa, di una conciliazione. Guardi, c'è una parola nella Bibbia che è sedaka. La sedaka è la conciliazione, ma senza commiserazione, la conciliazione rigorosa, seria. Noi facciamo fatica a prendere questo concetto perché siamo un paese con un'altissima divisività storica, città, campagna, guelfi, ghibellini, monarchia, repubblica e così via. E quindi questa divisività fa sì che qualunque argomento è preso come elemento di conflitto, non come elemento di conciliazione. Invece lo sforzo deve essere quello di passare dal conflitto alla conciliazione. Ci sono state tante strumentalizzazioni sul tema della sicurezza negli ultimi anni. E come si fa a far capire adesso al popolo italiano che il recupero di chi ha sbagliato è altrettanto importante dell'esigenza di sicurezza? Con i dati sulla recidiva. I detenuti che lavorano hanno una recidiva dell'1,5-2%. I detenuti che non lavorano hanno una recidiva dell'8-9-10%. Lei ha preso posizione con forza contro chi in questo momento sta minando la credibilità del capo dello Stato. Perché è così importante proprio in questo momento per il nostro paese che non venga meno la credibilità del capo dello Stato? Beh, in tutti i momenti è importante che chi costituisce la più alta magistratura del paese sia rispettato come giusto che sia. E in particolare il capo dello Stato Giorgio Napolitano è stato, come dire, l'artefice di una ripresa del paese.
e io credo che per questo alcuni lo attaccano e l'Italia per bene deve difenderlo. È a questo grande logos, a questa vastità della ragione, che invitiamo nel dialogo delle culture i nostri interlocutori. Le parole pronunciate 6 anni fa da Benedetto XVI durante la famosa Lectio Magistralis all'Università di Ratisbona sono una sfida ancora attuale. La sana provocazione di Ratisbona, coniugare cioè la fede con la ragione, riporta alla mente la lezione di Eugenio Corecco, eminente canonista e vescovo della città di Lugano, scomparso 17 anni fa. La sua riflessione teologica, infatti, scaturiva da una vigorosa e appassionata esperienza esistenziale, dal rapporto tra fede e ragione. È nel nostro cuore e nella nostra intelligenza che inizia la vera conversione. Compagno di studi di Eugenio Corecco, Antonio Maria Rocco Varela, arcivescovo di Madrid, a lui il compito di richiamare il legame tra la Lectio Magistralis di Ratisbona e il pensiero e la vita di Eugenio Corecco. Il cardinale Antonio Rocco Varela, attuale presidente della Conferenza Episcopale Spagnola, è vescovo da quasi 40 anni e dal 1994 arcivescovo di Madrid. Il discorso di Ratisbona. Quanto ha segnato la storia della Chiesa e quanto ha contato anche la incomprensione di una parte del discorso da parte dell'opinione pubblica? La storia della Chiesa recente. La storia della Chiesa recente, il discorso di Ratisbona è dentro la problematica della comprensione della fede, dell'atto della fede, di cosa significa questa rottura della postmodernità in forma diretta. Non suppone nessuna rottura della tradizione teologica della Chiesa, ma sì un rinnovamento profondo della visione tra il rapporto tra ragione e fede, perché quando il Papa fa l'analisi della ragione non lo fa in modo astratto, spiegando come in modo scolastico, ma mette in rapporto con la ragione moderna, non solo filosofica ma anche scientifica. C'è una parte che dall'opinione pubblica non è stata forse compresa appieno, questo quanto ha contato? L'opinione pubblica è molto plurale, molto globale, mondiale. E il principale scontro è stato con il mondo appartenente alla cultura musulmana, islamica. Qui c'è stato lo scontro principale, però bisogna dire anche che i grandi settori della comunità europea non solo hanno capito questo discorso in un modo più o meno tollerante, ma anche umanamente positivo. Tema arduo ma affascinante, le neuroscienze, discipline che studiano il nostro sistema nervoso. Un filosofo, un linguista e un medico dialogano sul mistero dell'unità dell'io. Il nostro io è un universo complesso, ne conosciamo benissimo le singole parti, ma non sappiamo come stanno insieme tra loro. E per scoprirlo non basta analizzare i meccanismi cerebrali. Credo che quando si parla di un fenomeno complesso come l'io, la conoscenza scientifica è fondamentale, ma non è tutto. D'altra parte, pensi a quanto noi abbiamo scoperto dell'io del soggetto con la grande letteratura. Interrogarsi sul proprio io coincide con le domande sulle proprie origini, fino a scoprire che l'io esiste solo come rapporto, come legame. La tua vita è un mistero, perché tu la vedi, la senti, eccetera, ma non l'hai fatta tu. E la tua vita non andrà come vuoi tu, è un mistero. Il mistero dell'unità dell'io si svela fin dall'inizio della vita, anche nel linguaggio. Io è una delle prime parole che ogni bambino impara a pronunciare, seguita subito dopo dal tu. Se io in questo momento pensassi di parlare da solo di fronte a un muro e che tutto il mondo fosse vuoto tranne me, certamente non sarei neanche capace di concepire la parola io. Ma vedo lei che mi fa una domanda, vedo la gente intorno e quindi inizia in questo processo di riconoscimento della realtà la percezione dell'io, che è la prima cosa che dobbiamo cercare di tenere salda. Ti metti i pantaloni antistupro qua, cosa bisogna fare? 8 bottoni, lampo... C'è tanta voglia di scherzare, nell'inizio di ogni giornata, di Mario Melazzini, malato di SLA dal 2003. Il responsabile del centro Nemo dell'Inguarda di Milano è al meeting per presentare il cortometraggio che documenta la sua vita. Ha scoperto che vivere è veramente una cosa meravigliosa. Nel momento in cui però tu ti incontri con una condizione di sofferenza, di dolore, di malattia che può comportare grave disabilità, tutto sembra impossibile, sembra
non coniugabile con una vita. E invece questa scoperta di quanto basta solo questo sguardo per poter vedere la bellezza che ci circonda e con quanta motivazione, anche con una malattia, tu puoi continuare a vivere. Io sono qui significa semplicemente che l'essere conta più del fare, che è estremamente importante vivere la propria vita, la propria quotidianità, anche in condizioni con una sofferenza non solo fisica ma anche psicologica, viverla sempre come un'opportunità di cambiamento. Come mai 12 anni fa ha fondato il banco farmaceutico? Perché c'era un bisogno a cui non veniva data risposta, ed era un bisogno di persone che avevano bisogno di un farmaco e non avevano la possibilità di acquistarlo. Devo dire che in questi ultimi 2 anni queste persone sono aumentate. Lo scorso febbraio sono stati raccolti oltre 300.000 medicinali per un valore di 2 milioni di euro. La nostra iniziativa principale rimane la giornata di raccolta del farmaco, che si svolge il secondo sabato di febbraio in oltre 3.200 farmacie in Italia. Un gesto che dal 2008 si è allargato anche ad altri paesi, Spagna e Portogallo. Queste farmacie potrebbero essere molte di più se ci fossero più volontari per presidiarle, per cui noi siamo qui al meeting soprattutto per invitare tutti voi a venirci a trovare al nostro stand in area CDO e a rendervi disponibili per questo gesto, che poi è un gesto che ci arricchisce. Un episodio bellissimo che mi ricordo che è accaduto è stato con i farmacisti stessi della farmacia, e si sono durante la giornata coinvolti loro stessi partecipando al gesto con tutta la loro umanità. Se queste sono fragole, allora chiamaci. Giovanni Muscarà, 30 anni di Messina, laureato in economia alla Cattolica di Milano. Da quando ha 2 anni un problema, balbetta, ma lui l'ha fatto diventare un lavoro. Dai 16 anni in poi mi sono rivolto a vari centri, ma i risultati non permanevano nel tempo. Ho deciso di trovare io stesso una soluzione che mi permettesse di parlare bene sempre, collaborando quindi con un team di specialisti. Ho visto che su di me effettivamente la cosa funzionava, quindi mi sono detto: perché non far diventare di questa mia esperienza proprio un'attività imprenditoriale. L'anno scorso ha fondato il suo centro per trattare la balbuzie, prima a Londra e poi in Italia. In Inghilterra per costituire una società ho impiegato circa 3 giorni. In Italia devo dire che la cosa è stata un po' più complicata, i passaggi sono stati un po' più tortuosi, diciamo, ma come dire, alla fine ce l'abbiamo fatta. Questo è Marco, il mercante. Lui invece è Alessio, il soldato. Lei è la più anziana, Caterina, e questa è Marta, la prostituta. Per quella cattedrale donarono tutto ciò che avevano. Sono solo alcuni dei volti che ci aiutano a leggere la realizzazione di una delle opere più imponenti della cristianità medievale, il Duomo di Milano. Ad Usum Fabrice è una mostra che riflette la bellezza della cattedrale nella storia del popolo che l'ha realizzata. Ecco, se c'è un edificio che nella nostra tradizione esprime questa natura dell'uomo come rapporto con l'infinito, è certamente la cattedrale. E come si vede dalla riproduzione didascalizzata, ci sono dei donatori molto differenti, ognuno partecipa in modo diverso alla costruzione della cattedrale. C'è la donazione di un imprenditore edile che offre giornate gratuite di lavoro. C'è la donazione della prostituta che offre la decima della notte. Questa guglia bellissima, messa a 90 metri da terra, invisibile agli occhi degli uomini, ha una fattura assolutamente perfetta, perché erano uomini che lavoravano davanti a Dio, prima che davanti al successo puramente umano.
flamenco es vida y es amor. Il meeting scommette su uno spettacolo inedito, En Ti, il Vangelo attraverso il flamenco, opera nata dall'amicizia tra il maestro di ballo Luis Ortega e Don Emilio Perez, sacerdote spagnolo da sempre innamorato di questa forma d'arte. Il calore della danza andalusa vuole raccontare tre momenti fondamentali della fede cristiana: Annunciazione, Passione, Morte e Resurrezione. Para nosotros el flamenco es algo muy orgánico. Al igual que la religión, algo muy íntimo. Per noi il flamenco è qualcosa che ci abbiamo dentro, nell'anima. E per noi anche la religione è qualcosa che ci abbiamo dentro nell'anima, e lì dentro diciamo che si trovano per noi queste due possibilità. L'anno scorso la compagnia del maestro Sivigliano si era esibita alla GMG di Madrid davanti al Papa, e adesso a Rimini risponde ancora una volta a quell'invito che proprio Benedetto XVI aveva rivolto nel 2009 a tutti gli artisti. Voi avete, grazie al vostro talento, la possibilità di parlare al cuore dell'umanità. Bueno, para nosotros es la chispa que per noi il lema di quest'anno è proprio la scintilla che accende il fuoco che noi vogliamo creare qua sul palco. Per noi proprio l'infinito è scelto di quest'anno e ci sembra proprio il tema ideale e il posto ideale per farlo. Il lema ideale e il sito ideale per rappresentare questa opera. Circondati da bambini, i volontari del meeting non si risparmiano, né in fatica né in sorrisi, quando affaccendati li si incontra tra i padiglioni della fiera. E adesso sto andando con l'autista a prendere il mio ospite al Museo Civico, che ha visitato la mostra di Bellini. Praticamente curiamo tutti i bambini che hanno da 0 a 3 anni, anche un po' di più, un po' di meno, e li facciamo giocare con noi. Si divertono tantissimo i bambini, quando arriva non stanno più nella pelle e vanno da lui. Gli altri anni sono stato semplicemente visitatore ed è più pesante, cioè paradossalmente è meglio lavorare. Sì, cioè la cosa comica siamo noi.